Sono la vicepresidente della Commissione Giustizia, Elvira Evangelista, anche in rappresentanza oggi dei due presidenti, della prima e della seconda, quindi presidente Ostellari e presidente Matrisciano. Proseguiamo le audizioni sui disegni di legge numero 655, 1597 e 1628. Allora, io darei 10 minuti a testa, cerchiamo un po' di stare nei tempi perché naturalmente abbiamo anche altri lavori, altre commissioni. Potete comunque sicuramente, se avete piacere, depositare poi note scritte. Magari alla fine degli interventi, i commissari, se vogliono, possono fare qualche domanda di chiarimento. Io sentirei, per primo il professor Picaro, ordinario di diritto privato all'Università degli Studi della Campania, Dipartimento di Giurisprudenza. Buongiorno professore, mi sente presente? Sì, buongiorno, sono presente e la ringrazio. Prego. Sì, io credo che l'intervento, il proposito normativo nel discorso sia certamente opportuno. Certamente opportuno innanzitutto perché manca una disciplina normativa di riferimento sotto il profilo penalista. Quindi, insomma, inevitabilmente si sconda un gap da questo punto di vista che va assolutamente colmato. E vi è la necessità poi di tenere in considerazione scusa, cerco di abbassare un attimo l'audio perché c'è un tono. Vi è da tenere in considerazione previsioni normative, soprattutto l'ultima, l'intervenuta ratifica della convenzione OIL del gennaio, realizzata nel gennaio ultimo scorso, con la legge 4, che comporterà per l'Italia una serie di obblighi che decorreranno verosimilmente dopo i 14 mesi dalla intervenuta registrazione da parte del direttore generale dell'OIL. Dell'avvenuta ratifica. E questo è un dato molto importante, un dato molto importante perché è fondamentale tenere in considerazione la circostanza che tale impianto pattizio prevede degli obblighi notevolmente accentuati per il nostro paese. Prima di ogni altro, sotto il profilo dell'impianto, quello di implementare eventuali misure da realizzare in tale contesto nell'ambito della disciplina che il nostro paese riserva per la normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Quindi, insomma, ogni provvedimento che dovrà essere adottato a riguardo non può non considerare tale aspetto di operatività. Peraltro, occorre tenere in considerazione che sia da un punto di vista soggettivo che da un punto di vista oggettivo le modalità con cui la Convenzione OIL di Ginevra impatta sulla disciplina sono molto, molto estese e molto ampie e quindi non considerano soltanto lo stretto rapporto di lavoro, ma hanno ad intercettare una serie di situazioni potenzialmente idonee a determinare una lesione sotto il profilo della discriminazione nella sfera giuridica del soggetto passivo. Quindi, a prescindere forse anche, infatti, si parla di apprendistato, possibili implementazioni di rapporti di lavoro, possibili quindi anche dello stretto contratto di lavoro. Io mi permetto di evidenziare un aspetto che probabilmente ecco, io ho letto sia i vari disegni di legge. Devo dire che, insomma, la materia è una materia molto complessa, una materia molto complessa che peraltro investe molteplici organi che attualmente sono insomma, presenti. E nel mentre il 655, insomma, ripercorre esattamente l'articolo 26 del codice delle varie opportunità, riproducendo, insomma, in alcuni casi anche testualmente quello che è il dettato normativo ivi previsto, insomma, e questo sicuramente rappresenta un documento perché non è che costituisce un'innovazione, però ha il pregio, oltre, insomma,
all'indiscutibile vantaggio, ma che hanno, presentano tutti e tre i disegni di legge di individuare una fattispecie penalmente rilevante, sebbene insomma io prediliga insomma il 1597, perché il 1597 insomma dà una individua la fattispecie prescindendo dal rapporto di lavoro. Quindi la molestia viene la molestia sul luogo di lavoro diventa un'aggravante, insomma, valida che ha rileva ai fini dell'attribuzione sotto il profilo della pena, però va anche oltre lo stretto rapporto di lavoro. Quindi da questo punto di vista si curva maggiormente sotto la convenzione, nell'ambito della convenzione OIL, e poi presenta due indubbi vantaggi, quello delle deleghe. Insomma, le deleghe insomma, offrono la possibilità di realizzare un impianto ricostruttivo certamente più ampio. L'ultima cosa che mi permetto di evidenziare, che non è stata tenuta in considerazione, che il Dipartimento della... Io sono presidente dell'OIB, del Ministero dell'Istruzione, del Ministero dell'Università della Ricerca Scientifica, quindi queste, non posso non evidenziare queste, come queste tematiche impattano fortemente la materia della performance. E difatti la direttiva numero 2 del 2019 è stata emanata proprio con lo scopo di articolare e rimarcare meglio l'importanza di assicurare il benessere organizzativo nell'ambito dei luoghi di lavoro, e in particolare un aspetto che è stato completamente disatteso: i piani triennali per le azioni positive, che ogni pubblica amministrazione dovrebbe aggiornare annualmente e dovrebbe intrecciarli con il piano della performance. Peraltro, sottolineo, e con questo taccio, che gran parte delle amministrazioni sono inadempienti rispetto a questo profilo, e peraltro l'articolo 48 del Codice delle Pari Opportunità, il citato 198, prevede che la mancata adozione dei piani delle azioni positive comporti l'impossibilità per le amministrazioni di realizzare qualsiasi assunzione anche per quanto riguarda i disabili. È una fattispecie normativa che è rimasta sostanzialmente nella maggior parte dei casi di carattere adempimentale, e quindi vale la pena insomma in qualche modo riflettere su questo aspetto. Così come vale la pena riflettere, io ho visto che entrambi i disegni di legge fanno riferimento ai CUG. I CUG, voi sapete benissimo che allo stato sono inoperanti, insomma, e perché sono organi molto ampi e perché hanno funzioni di carattere propositivo, consultivo e di controllo, non hanno possibilità di spendere soldi, insomma, si riuniscono soltanto per adottare qualche provvedimento. Quindi, insomma, dire, ad oggi, se non interviene una disciplina normativa di riordino, la loro attività è sostanzialmente sulla carta. Ha Credo che concluso, si è Presidente. concluso, professore. Grazie. Grazie a lei. Proseguiamo col dottor Duraccio, vicepresidente del Consiglio nazionale dell'Ordine nazionale dei consulenti del lavoro. Buongiorno. Buongiorno, grazie Presidente, vi porto il saluto del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, vi ringrazio per l'invito alla odierna audizione. Evidentemente il tema in esame è un tema molto, molto sentito, quindi un plauso alle iniziative legislative quanto mai opportune per motivi che non... nemmeno forse meritano di essere citate, ecco, di tutela a questi fenomeni deprecabili che si purtroppo verificano in ambito lavorativo. Vuoi anche per, come è stato evidenziato, a seguito della ratifica, ecco, della convenzione dell'OIL avvenuta appunto con la legge 4 del gennaio del 2021. Quindi assolutamente per quanto ci riguarda è condivisibile la previsione di uno specifico reato per le molestie, sessuali sui luoghi di lavoro, ma anche
In particolare una terza fattispecie introdotta in uno dei tre disegni di legge, in particolare il 1628, che riguarda gli atti vessatori in ambito lavorativo, quindi una sorta di chiarimento, di disciplina che va a definire il concetto di mobbing, che da sempre invece ha dei connotati molto più sfumati e quindi di difficile dimostrazione. Quanto ai termini previsti per poi denunciare praticamente queste azioni subite, bisogna provvedere eventualmente ad omogenizzarli. In alcuni casi si parla di 12 mesi, in alcuni altri 6. Evidentemente si suggerisce, ecco, per un allungamento dei termini, perché è molto difficile, soprattutto nel caso di violenze sessuali, per una donna metabolizzare, ecco, di essere stata vittima di violenza o comunque di ricatto, e quindi trovare il coraggio per poi denunciare. Non riteniamo possa essere percorribile la strada, quella individuata da uno dei disegni, in modo particolare il 655, quando onera di alcune azioni relative alle denunce il datore di lavoro, sia per chi esporrebbe il datore di lavoro, insomma, privo di mezzi e capacità investigative, a pesanti responsabilità, ma poi anche perché, come ci dimostrano i dati in commento nelle relazioni che accompagnano i decreti, molte volte è proprio il datore di lavoro, no? Direttamente coinvolto nella consumazione del reato. Quindi, a nostro avviso, ben venga l'individuazione di un soggetto terzo, come alcuni disegni fanno, ecco, individuandolo proprio nell'Ispettorato nazionale del lavoro. Ora, per quanto riguarda l'esperienza maturata dai consulenti del lavoro nell'attività di supporto professionale ad aziende di varie dimensioni, suggeriamo alcuni aspetti. Innanzitutto, partendo dal inquadramento giusto nella cornice della prevenzione delineata dall'articolo 2087 del Codice Civile, cioè le molestie sessuali, gli atti vessatori devono diventare a tutti gli effetti rischi lavorativi, e quindi che il datore di lavoro deve prevenire, quindi affrontare con tutte le misure idonee. E sotto questo profilo suggeriamo due aspetti. Innanzitutto, il primo, l'aspetto formativo. Ecco, che la formazione in tali ambiti venga considerata come formazione tipica e trasversale degli aspetti che riguardano la formazione della sicurezza sui luoghi di lavoro. Poi suggeriamo che vi sia l'adozione di specifici protocolli condivisi che, insomma, definiscano alcuni aspetti in modo omogeneo di prevenzione di rischio, un po' come è stato fatto con i protocolli condivisi per fronteggiare il rischio da contagio Covid durante il periodo emergenziale. Questo avrebbe, a nostro avviso, l'effetto di rendere l'attuazione più concreta possibile, le prescrizioni chiare, univoche, trasparenti, quindi prescindendo dalle dimensioni aziendali, dal settore di appartenenza. E in questi protocolli dovrebbe essere, a nostro avviso, meglio definito il concetto di ambito lavorativo, di luogo di lavoro, quindi riconducendovi tutte quelle occasioni di lavoro, sia all'interno che all'esterno dell'azienda, come ad esempio le trasferte, le missioni all'estero, la realizzazione di fiere espositive, ogni altra fattispecie nella quale è più probabile che atti di molestia possano essere posti in essere, ma anche l'evoluzione tecnologica deve essere tenuta in considerazione, quindi quegli atti posti in essere mediante strumentazione informatica, social network, chat aziendali e quant'altro. Questa chiarezza, ecco, nelle norme, quindi con l'adozione di questi protocolli, a nostro avviso consentirebbe quindi di individuare meglio la responsabilità del datore di lavoro inadempiente, ma anche, quindi, in qualche modo, inserire dei limiti a queste responsabilità in termini economico-patrimoniali, laddove il datore di lavoro abbia poi adottato e posto in essere tutte le misure ritenute idonee. Quanto agli aspetti procedurali, ecco, noi dicevo prima,
Non riteniamo idoneo il coinvolgimento in via esclusiva del datore di lavoro onerato di fare poi dopo atti conseguenti a segnalazioni che gli pervengono, ma riteniamo opportuno, come i disegni di legge, in modo particolare il 1597 e il 655 fanno, l'individuazione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che potrebbe così diventare il collettore di tutte le segnalazioni e attivare poi i propri poteri ispettivi a seguito delle segnalazioni ricevute dal segnalante. Una sorta di modello di segnalazione anomale, un po' come oggi esiste già nella normativa anticorruzione con il whistleblowing. Quindi la possibilità che l'Ispettorato del Lavoro riceva tramite una piattaforma telematica appositamente istituita e pubblicizzata le segnalazioni e si attivi, diciamo, anche avvalendosi di tutte le collaborazioni ritenute opportune, prime fra tutte, per esempio, i rapporti con i consiglieri nazionali e regionali di parità, i servizi socio-assistenziali. Però ovviamente lasciando comunque in essere la possibilità che le segnalazioni possano poi anche avvenire, diciamo, fisicamente presentandosi presso l'Ispettorato del Lavoro. Questo ovviamente per le aziende di più piccola dimensione, oppure nei casi in cui non venga attuato, non ci sia l'obbligo di attuare il modello organizzativo di limitazione della responsabilità d'impresa, quindi il modello 231. Per intenderci, nel qual caso invece potrebbe in effetti essere integrato il contrasto di questo tipo di rischio all'interno appunto della politica aziendale prevista dal modello 231 stesso. Presidente, io ho concluso questa breve illustrazione, mi rifaccio ad un documento che abbiamo fatto pervenire alla segreteria e come sempre, diciamo, dichiariamo la nostra disponibilità anche ulteriori approfondimenti laddove ritenere utile e opportuno coinvolgerci. Grazie. Sì, grazie dottor Duraccio anche per il documento. Sentirei adesso l'avvocato Rieffoli, componente del Consiglio Nazionale Forense. Sì, buongiorno. Buongiorno, Buongiorno. prego. Ringrazio innanzitutto per l'invito. E porto i saluti della Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Avvocato Maria Masi, e del CNF tutto, riservandomi poi di depositare più dettagliate note scritte in merito al contenuto dei tre disegni di legge oggi in esame. Vale, sia pur scontato, la pena di sottolineare come la violenza di genere, e segnatamente la violenza domestica e quella perpetrata sui luoghi di lavoro, costituisca una gravissima violazione dei diritti umani e dei diritti delle donne in particolare. Il fermo contrasto alla violenza contro le donne deve quindi rappresentare un imperativo categorico, ad avviso del CNF, per lo Stato, il quale è tenuto ad avvalersi di tutti gli strumenti idonei, sia ex ante a prevenire ogni forma di vessazione o maltrattamento, sia ex post a tutelare le vittime, che non sono solo le donne o i singoli individui, ma l'intera comunità, l'intera società civile. Avviso il CNF occorre porre in essere a tal fine massicce campagne di sensibilizzazione, informazione e formazione. Ed è necessaria un'azione coordinata tra istituzioni, professionalità e competenze diverse. Occorre in altri termini una rete per contrastare un fenomeno che è frutto di una visione distorta e patologica non solo del genere, ma della persona. E proprio Tanti figli, una rete, è lo slogan che ha caratterizzato la campagna di sensibilizzazione che il CNF ha promosso sul proprio canale YouTube lo scorso 25 novembre 2020, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. I fili, appunto, rappresentano i percorsi di denuncia, di dolore, di paura, ma anche quelli dell'informazione, che spesso utilizza parole e termini inappropriati, e della formazione, della prevenzione e della tutela. La rete, come dicevo prima, invece, rappresenta invece lo sforzo comune del cambiamento che è possibile, l'azione sinergica tra istituzioni e associazioni che ogni giorno sono impegnate per contrastare forme di violenza e promuovere una società paritaria e inclusiva.
Il CNF, anche attraverso la propria commissione Pari Opportunità, da anni promuove e sostiene progetti di comunicazione e di formazione specifica interdisciplinare con il contributo della rete, dei comitati per le pari opportunità istituiti presso i vari ordini territoriali e delle associazioni specialistiche di riferimento. Il CNF partecipa inoltre alle attività del programma del Consiglio d'Europa per la formazione dei professionisti sui diritti umani, denominato Human Rights Education for Legal Professionals, con l'obiettivo di migliorare le competenze di giudici, magistrati, avvocati e altri professionisti del diritto in una materia fondamentale come quella dei diritti umani e dei diritti fondamentali, tramite attività di informazione e appunto di formazione. Alla luce di questa premessa e di quanto sopra, il Consiglio Nazionale Forense non può dunque non accogliere con estremo favore iniziative legislative che, come quelle oggi in esame, sono volte a rafforzare gli strumenti di prevenzione e repressione di condotte particolarmente odiose, come le molestie in generale e ancor più le molestie sui luoghi di lavoro. Come si diceva prima, la recente ratifica da parte dell'Italia, con legge 4 del 2021, della Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro numero 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata, come sappiamo, a Ginevra, il 21 giugno 2019, impegna il nostro Paese a, cito, rispettare, promuovere e attuare il diritto di tutti ad un mondo del lavoro libero dalla violenza e dalle molestie. E i tre DDL in esame rappresentano quindi anche una prima importante occasione per rendere già concreti alcuni dei principi enunciati appunto nella Convenzione appena ratificata dall'Italia. Venendo ai contenuti dei tre DDL, sempre come ho detto riservandoci di depositare osservazioni più dettagliate in seguito, pare potreste affermare come il fulcro degli stessi risieda nella proposta di introduzione di specifiche fattispecie incriminatrici volte a sanzionare sul piano penale le molestie sessuali e in particolare le molestie sessuali perpetrate nei luoghi di lavoro. La proposta appare in via generale condivisibile, poiché consente di colmare un vuoto legislativo determinato dall'assenza di una norma DOC, cui sinora, la magistratura ha fatto fronte ricorrendo ad altre fattispecie incriminatrici. Violenza sessuale, violenza privata, eccetera. Entrando più nello specifico, deve rilevarsi come i DDL numeri 1597 e 1628 utilizzino una tecnica legislativa similare, proponendo l'introduzione nel codice penale di un nuovo articolo 609 ter 1 che prevede il reato di molestie sessuali e stabilisce un aumento di pena se il fatto è commesso nell'ambito di un rapporto di lavoro. Una previsione generale con un aggravamento di pena nel caso di commissione del fatto nell'ambito di un rapporto di lavoro. Il DDL numero 655 invece propone l'introduzione di un nuovo articolo 610 bis codice penale, il quale, pur rubricato in termini generali come molestie sessuali, è volto tuttavia a punire esclusivamente le molestie perpetrate ai danni di un lavoratore o di una lavoratrice, quindi focalizzandosi sul rapporto di lavoro. L'impostazione rinvenibile nei DDL numeri 1697 e 1628 si lascia ad ogni modo preferire sotto alcuni profili. Gli elementi costitutivi della condotta, i cosiddetti estremi del fatto reato, in primis appaiono, in ossequio al principio di tassatività che governa la materia penale, più definiti in questi due DDL. E inoltre le pene previste sono ispirate, sia pure con alcune non lievi differenze, reclusione da 2 a 4 anni aumentabili della metà in caso di molestie sul luogo di lavoro nel DDL 1597 e reclusione da 6 mesi a 2 anni aumentabili della metà per le molestie sul luogo di lavoro nel DDL 1628. Appaiono appunto ispirate a una maggiore gradualità. Il DDL numero 655 prevede invece la reclusione da 5 a 10 anni, quindi pene molto severe ed elevate già dal minimo edittale. E ciò soprattutto ove si consideri che dovrebbe trattarsi di una fattispecie intermedia e che il trattamento sanzionatorio stabilito, sia pure grave, ovviamente gravissima, il trattamento sanzionatorio stabilito per la violenza sessuale dall'articolo 699 bis codice penale è la reclusione da 6 a 12 anni, riducibili tuttavia nei casi di minore gravità fino ai 2/3. Sugli altri contenuti dei DDL numeri 655 e 1597, il DDL 1628 si limita a proporre l'introduzione della norma penale sopra esaminata e a prevedere l'articolo 3 che le amministrazioni dello Stato promuovano campagne di informazione, meritoriamente ovviamente, e comunicazione
volte a sensibilizzare datori e lavoratori sul fenomeno delle molestie. Dicevo, sui contenuti, sui restanti contenuti al di fuori della materia penale, il CNF esprime un parere complessivamente positivo, salvo appunto nella relazione che verrà depositata qualche elemento critico di dettaglio, accogliendo in particolar favore le previsioni di cui all'articolo 6 del DDL 1597, che volte da un lato ad incentivare la costituzione nell'ambito dei modelli di organizzazione e gestione aziendale, di cui al legislativo 231 del 2001, di gruppi di lavoro a prevalente composizione femminile, e dall'altro ad incentivare con misure premiali, anche di natura fiscale, come si legge, come è dato leggere, gli enti che adottino tali modelli e che prevedano un sistema centralizzato di controllo sugli effettivi risultati conseguiti in termini di proporzione della parità di genere. La leva degli incentivi fiscali, in particolare, potrebbe, ove quantitativamente appetibile, ovviamente, su questo la norma non è specifica, stimolare le imprese ad adottare dei modelli di organizzazione idonei a prevenire o comunque ridurre il verificarsi dei deprecabili fenomeni di cui oggi stiamo discorrendo. Con favore sono altresì da accogliere le proposte che tendono alla valorizzazione, a fine di rafforzare il contrasto al fenomeno delle molestie sui luoghi di lavoro, dei comitati unici di garanzia e dei consiglieri di parità, così come le norme volte al riordino di organismi e comitati di parità e pari opportunità, nonché al coordinamento delle attività già svolte dagli stessi. Condivisibili sono infine le disposizioni che prevedono specifici strumenti di tutela in favore di coloro che denunciano le molestie perpetrate nei luoghi di lavoro. Quindi un giudizio complessivamente positivo per qualche elemento critico di dettaglio ci appunto riserviamo di depositare note scritte. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a lei. Sentiamo adesso la dottoressa Francesca Nanni, procuratore generale presso la Procura di Milano. Buongiorno, dottoressa, prego. Buongiorno a voi. Ho un ritorno, se è possibile evitarlo. Grazie. Benissimo così. Dicevo, cercherò di non ripetere le osservazioni molto puntuali del relatore che mi ha preceduto e mi limiterò pertanto ad alcune osservazioni tecniche. Mi considero un magistrato di trincea, anche ora che svolgo le funzioni di procuratore generale. Pratico e squisitamente tecnico. I tre disegni di legge indicano queste norme 610 bis 609 ter 1 che sono effettivamente molto diverse fra loro. Quindi innanzitutto andrebbe chiarito che cosa si vuole ottenere, quali sono le esigenze vere, perché appunto il disegno 655 prevede come molestie sul luogo di lavoro un delitto grave che ha appunto prevede una pena assolutamente rilevante. 609 ter 1 del secondo disegno di legge sposta l'accento su una fattispecie meno grave, molestie sessuali, anche sul luogo di lavoro, pena della reclusione da 2 a 4 anni. Analogo la previsione dell'altro disegno di legge che da una parte appunto prevede le molestie, reclusione 6 mesi, 2 anni e però introduce poi quella particolare forma che è il reato di mobbing sul luogo di lavoro, quindi il 612 bis 1. E quindi in questo caso, da una parte abbiamo le molestie sessuali, dall'altra la particolare previsione del mobbing lavorativo. Allora, qual è la prima osservazione? Armonizzazione con le normative vigenti. È, a mio avviso, assolutamente necessario tenere conto di quello che c'è già, per evitare appunto dei contrasti o delle difficoltà interpretative particolari che rischiano o rischierebbero in alcuni casi di portare dei risultati deleteri, a volte opposti a quelli che si intende perseguire.
Conosciamo tutti la normativa e soprattutto l'elaborazione giurisprudenziale sul 609 bis, ad esempio, la violenza sessuale, e sappiamo tutti che l'ultimo comma, i casi di minore gravità, sono stati interpretati ormai direi in modo costante dalla giurisprudenza della Suprema Corte a ricomprendere anche atteggiamenti, comportamenti che possono essere tranquillamente considerati molesti: il bacio sulla guancia, il palpeggiamento, lo sfioramento e così via. D'altra parte abbiamo poi il reato di molestie, il 660, parlo della normativa vigente, luogo pubblico aperto al pubblico, telefono, e anche in questo caso giurisprudenza della Corte di Cassazione recentissima che ha incluso nel reato di molestie 660 riconosciuto anche le battute sessuali, a sfondo sessuale, come costituenti reato di molestie. Quindi, nell'ottica indispensabile, a mio avviso, di armonizzare le nuove previsioni di legge con quelle esistenti e con l'elaborazione giurisprudenziale che c'è stata in questi anni, soprattutto in tema di tutela della libertà sessuale, ritengo che uno spazio vuoto, lo spazio veramente vuoto, è individuabile nelle molestie di minore gravità a sfondo sessuale, prevalentemente verbali o gestuali, e comunque in assenza di un vero e proprio contatto fisico. Perché dico questo? Perché, richiamando ancora una volta la giurisprudenza, sappiamo che la violenza sessuale, eventualmente nelle forme del tentativo o della minore gravità, può ricomprendere già adesso questo tipo di comportamenti. Ovviamente parliamo nel caso dei nuovi reati che si intende introdurre, di reati abituali, cioè che sono formati da una serie di comportamenti o di condotte. Nella violenza sessuale, anche di minore gravità, invece, dobbiamo analizzare degli episodi, dei comportamenti singoli. Che cosa voglio dire? L'articolo 660 del codice penale è una contravvenzione, come dicevo prima, recentissimamente applicato dalla giurisprudenza di legittimità anche alle battute sessuali, ha un ambito di operatività ristretto, limitato al luogo pubblico, aperto al pubblico o al telefono, e una previsione di pena sicuramente molto più lieve. Dicevo, a mio avviso, il vuoto legislativo maggiore si sente nella previsione delle molestie di minore gravità, sempre a sfondo sessuale, prevalentemente verbali o gestuali. E forse restringerei, ma questa ovviamente è una scelta di carattere politico, restringerei la portata della nuova norma nell'ambito lavorativo, anche se un ambito lavorativo inteso in senso allargato, comprendente cioè i comportamenti realizzati in occasione, durante il rapporto di lavoro, e a causa del rapporto di lavoro, anche ovviamente per via telematica. Per tutto il resto, mi pare che la norma del 660 del codice penale vigente possa essere sufficiente. Questo per armonizzare, lo ripeto ancora una volta, la nuova normativa con la violenza sessuale, in particolare il tentativo e l'ipotesi di minore gravità da una parte, e l'esistenza della contravvenzione del 660 codice penale dall'altra.
Vorrei fare, ma proprio molto, molto velocemente, alcune considerazioni sugli atti vessatori sul luogo di lavoro, che è la proposta di, diciamolo così, mobbing lavorativo prevista dal disegno di legge, dal terzo disegno di legge 1628. E con introduzione del reato di cui è l'articolo 612 bis 1. Anche in questo caso c'è un problema di coordinamento con le norme esistenti. Voi sapete benissimo che il mobbing lavorativo è stato regolato a livello giurisprudenziale, riconosciuto ad esempio come 612 bis in presenza di uno degli eventi alternativi previsti dalla norma, stato di ansia o di paura, oppure la modificazione delle abitudini di vita. In anni passati è stato riconosciuto come mobbing lavorativo il 572, cioè reato di maltrattamenti in contesti lavorativi che per dimensioni e caratteristiche potessero essere definiti di tipo parafamiliare. La nuova fattispecie, un po' più semplice degli atti persecutori che la precede, prevede la stessa pena. A mio avviso potrebbe forse continuare ad essere applicato il 572 in ambiti parafamiliari, visto che la pena è più grave. Abbiamo una difficoltà di differenziazione fra concetto di vessazione e persecuzione, visto che sono quasi sinonimi. Un'importante differenza riguarda le condotte costitutive che nel 612 bis rivestono carattere di minacce e molestie, invece nel 612 bis 1 sono condotte reiterate ma più sfumate. Secondo la dottrina fino ad ora, prevalente dottrina fino ad ora espressa su questo punto, il mobbing lavorativo si tratterebbe di una ipotesi di reato cosiddetta liquida, cioè di una fattispecie che può essere ricorsa a vari reati già previsti nel codice penale. Ci sono sicuramente dei vantaggi con l'introduzione di una norma specifica. Vorrei ora svolgere, vedo che il mio tempo si sta esaurendo, considerazioni generali. Innanzitutto, pensiamo a come evitare le denunce strumentali, parlo sia delle molestie sessuali che eventualmente del mobbing lavorativo. A mio avviso dovrebbe essere affrontato un tema importante anche per altre fattispecie che riguarda l'innalzamento, l'inasprimento del trattamento sanzionatorio dei reati contro l'amministrazione della giustizia, in particolare la calunnia e la falsa testimonianza, per cercare di concentrare le energie sui casi veramente gravi, veramente urgenti, che ahimè ci sono e sono numerosi. Poi bisogna sempre avere presente che diciamo, sia la vessazione e la persecuzione, come il clima intimidatorio del 610 bis, devono essere provati in base ad elementi diciamo, fattuali e non soltanto in base alla percezione degli effetti da parte della persona offesa. In tema di atti persecutori, la Suprema Corte è assolutamente granitica nel ritenere che lo stato di ansia e di paura, ad esempio, si possa ricavare dal complesso degli elementi fattuali, e dalla stessa condotta dell'agente, al di là della descrizione fornita dalla persona offesa, che poi potrebbe, per motivi appunto di paura, essere reticente e continuare ad esserlo nonostante le evidenze in senso contrario.
Infine, permettetemi, teniamo conto anche di quello che è il concordato in appello, visto dal 599 bis del codice di procedura penale, che è un istituto che serve a sveltire ovviamente i numerosissimi procedimenti d'appello. La violenza sessuale e altri gravi reati contro la libertà sessuale escludono il concordato in appello, secondo me giustamente, se si adottasse una proposta del tipo del 610 bis, dovrebbe essere di nuovo escluso per un motivo di pari trattamento. Nel caso invece di introduzione di reati come il 609 ter 1 dei due altri disegni di legge, cioè molestie sessuali di minore gravità, il concordato in appello resterebbe incluso, e questo è un bene, come ho detto, per l'efficienza, la velocizzazione dei procedimenti. Grazie mille. Grazie a lei, dottoressa. Ci sono domande da parte dei commissari? Mi sembra che non ci sia nessuna domanda. Gli interventi sono stati molto interessanti. Vi invitiamo appunto, se avete piacere, a depositare le note scritte. Qualcuno? Un attimo che c'è una domanda. Senatore Cucca, non so se è collegato, vuole farla... Dove ci sono? Prego. Avrei voluto fare una domanda alla dottoressa Nanni, che ringrazio per la precisione e per la completezza che ha manifestato nel suo intervento. Non, forse mi è sfuggito, ma è un argomento che ha toccato sicuramente l'avvocatoria Efoli, circa le pene, l'entità delle pene, perché la dottoressa Nanni ha parlato di armonizzazione col sistema vigente e a me pare che soprattutto nel 655 ci sia un problema, davvero un problema di armonizzazione con le pene che ci sono attualmente, perché prevedere la pena da 5 a 10 anni è oggettivamente abbastanza anomala rispetto al sistema attualmente vigente per reati sicuramente di più gravi rispetto a questo. Siccome mi è sfuggito, volevo chiedere alla dottoressa Nanni, che è il procuratore generale a Milano, quindi ha sicuramente esperienza in questa materia, cosa pensa dell'entità di delle pene previste? È necessaria una rimodulazione complessiva, oppure le pene così come previste sono effettivamente eccessive? Quindi è necessario prevedere una gradazione per le varie fattispecie, oppure no? Perché lei ha anche detto che talune figure sono già previste nel nostro sistema, e questo, di questo ce ne eravamo accorti, però resta il problema dell'entità delle pene previste. Dottoressa. Allora, se posso rispondere, il 610 bis pone anche per il discorso della pena dei problemi, come ho detto, di armonizzazione con l'ipotesi della violenza sessuale. Scusate appunto il taglio estremamente pratico, però ho cercato di immaginarmi e ho pensato ai rapporti tra la violenza sessuale così come è interpretata dalla nostra giurisprudenza, che quindi ricomprende anche o può ricomprendere casi di minor gravità, e arriva anche a ricomprendere, a differenza di quanto accade in altri paesi europei, come ad esempio la Germania, che ha recentemente introdotto nuove ipotesi di reato proprio in tema di libertà sessuale, da noi è già stata riconosciuta come violenza anche la coazione, quindi non solo la violenza in senso tradizionale o la minaccia. Grave problema di coordinamento, così come è posto questo reato. Io penso che in casi di reiterati comportamenti non si possa che
contestare da una parte la violenza sessuale e dall'altra questo reato abituale che però avendo appunto una diciamo una struttura così pesante potrebbe creare dei problemi e alla fine potremmo trovarci in alcune ipotesi ad una contestazione di continuazione in violenza sessuale, atti volti a eseguire un medesimo disegno criminoso, ma questo porterebbe dall'altra parte ad una difficoltà di applicazione del reato abituale. Quando è che possiamo parlare di violenza sessuale in continuazione? Quando possiamo parlare di reato abituale di molestie sessuali? In caso di comportamenti un po' più gravi che arrivano quindi a un contatto fisico con la vittima, palpeggiamenti, sfioramenti, toccamenti lascivi e così via, secondo me si ricade quasi sempre nell'ambito della violenza sessuale continuata e quindi è molto difficile applicare quel reato. Mentre ho detto, io vedo uno spazio normativo vuoto nelle molestie sessuali anche sul luogo di lavoro, ma di minore gravità e ovviamente quindi che prevedano un trattamento sanzionatorio di minor livello. Ecco, questo è il mio modo un attimo di inquadrare la vicenda. Grazie, mi sembra che sia stata molto chiara la dottoressa Nanni. Ringrazio tutti gli auditi, la sessione è conclusa e vi saluto. Arrivederci. Buongiorno. Buongiorno, arrivederci, grazie. Buongiorno, grazie a tutti, arrivederci. Buongiorno, grazie, arrivederci. Buongiorno a voi, grazie.